questo appunto è uno sbarramento. Sì. Uno sbarramento con tre frasi. Faremo finta che non sia vero. Faremo finta che non sia successo. Faremo finta ancora una volta. Ma appunto, al di là del far finta, appunto sul quadro c'è una lamiera sigillata, legata, praticamente è una lamiera recuperata da un fiume, sì, lucidata, messa a posto e sigillata appunto perché la sua memoria si ferma con il mio intervento. Sì. Metterla su questa parete è come fare il punto. Sigillo è fermare, congelare. È un rapporto tra, all'inizio era un rapporto tra materiale, cioè ferro e legno, vedere come potevano interagire insieme. Appunto, un legno bruciato come, come il ferro per essere modellato deve essere fuso. Sì, unire ciò che manca. Beh, l'assenza la evochi, devi evocarla in qualche maniera. No, non è possibile conoscere un'assenza se non ce n'è traccia. Sì. Se manca la traccia dell'assenza, ma appunto l'assenza può essere ignorata, quindi non esiste. E questo è il motivo di una tensione. Di una tensione interna, magari intima. Appunto, il punto focale è molto fragile, come carta velina. Sono scritte tre parole ripetutamente. Sì. Appunto, le frasi, le parole, le lettere. Cioè, appunto quelle tensioni che provocano le parole, le frasi, le lettere. Mm-hmm. Che sono talmente labili, eppure hanno il potere di creare degli stati d'animo di disagio. Che appunto si esprimono in tensioni che comunque influiscono sul comportamento. Questo è un corpo, mm-hmm, e questa è l'anima. Certo. E il fulcro sono le parole. Questa sospensione è molto inerziale, derivata dall'abitudine. Alla base c'è scritta una frase ripetutamente tutti i giorni, ogni giorno, tutti i giorni, ogni giorno. L'imposizione è un peso, proprio un peso. Una scelta è una cosa che sembra assurda ad occhi esterni, ma è perfettamente naturale per chi la vive. Eh no, intendo proprio le cose che non vorresti mai fare ogni giorno e tutti i giorni. Hai comunque l'uscita di sicurezza, ma la scelta più comoda a volte è l'abitudine. E magari questo peso lo sostieni, magari sfiora il pavimento, ma riesci comunque a sostenerlo. Certo. Però è sempre lì per lì a spezzarsi. E le tensioni avvicinano, allontanano. L'avvicinare è un impatto talmente forte da distruggere. Una volontà di avvicinare così forte che può distruggerti, che può far male. E non sono soluzioni, sono interrogativi. Ti obbliga ad un'azione concreta, spesso. Se rifiuti questa azione? Se rifiuti questa azione, rimandi. Ma non c'è possibilità di aggirare? No, potresti camminare, passeggiare fino in fondo, ma la trovi sempre. E sarebbe comunque sempre un gesto? In ogni caso, sempre. Perché le tensioni sono limiti.